quando non avremo bisogno del laccio di sicurezza, sarà abbastanza, qua c'è il gancio, lo sganciamo e da questa parte sarà abbastanza abbassare il chiodo e sfilare il laccio e avremo il nostro piatto girevole pronto per fare esposizioni di progetti o quant'altro. E un test Ok. per vedere se il piatto rotante funziona. Ho messo un motore da lavatrice abbastanza pesante, quindi diciamo che come test è abbastanza duro. Proviamo. Fa un po' a scatti, però essendo pesante, diciamo che il motorino ce la fa. Per fissare il bonsai al piatto, questo qua in pratica sarà l'utilizzo principale che farò di questo piatto rotante. Mi occorrerà per avere una visuale a 360 gradi del bonsai per la potatura e anche per il rinvaso per posizionarlo nel vaso nella maniera ottimale. Ecco il pezzo finito ricoperto con una pellicola in carbonio e eccolo in funzione. Ok, spero che il video vi sia piaciuto. Allora, un ringraziamento speciale va al Brusa Andrea per la collaborazione, anche se a distanza comunque sia molto divertente. Se volete vedere il suo video, visto che questo video è solo per il mio piatto girevole, se volete vedere anche il suo piatto, andate, cliccate qua sopra oppure andate in descrizione che c'è il link del suo video. Ok ragazzi, mi raccomando, divertitevi e ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!